Si è allargata la platea per il quinto round del trofeo Trialario 2022 con la trasferta alle Terme di Darfo Boario Terme. Una platea con quattro ospiti, Luigi Schiavi, Alessio Vannegri, Augusto Bartesaghi e la new entry che è Silvano Brambilla. Buonasera a tutti e cominciamo dunque. Come andate innanzitutto, perché qui siamo fuori casa in tutti i sensi? Beh sì, è andata bene questa trasferta, cominciata il sabato con tanti piloti ospitati sia a cena che in albergo, quindi con grande divertimento, perché insomma queste cose si fanno anche per questo motivo. Anche noi dello staff abbiamo grande piacere di avere una cena con tanta gente, eccetera, per cui che dire, il weekend comincia già bene così, quindi con aperitivi, cena eccetera, e poi prosegue con una gara in cui l'unico problema è stato, diciamo così, il caldo, che è stato veramente tanto, ma d'altra parte al 3 luglio ce lo si poteva aspettare, però il clima era veramente arroventato, diciamo che nel sottobosco era ombroso, cioè c'era ombra, e quindi chi guarda, almeno gli spettatori non soffrivano più di tanto, ma i piloti credo che invece abbiano avuto le loro belle difficoltà. Tanti piloti presenti, noi non ce ne aspettavamo sinceramente così tanti, sono stati praticamente lo stesso numero della gara precedente di Lanzo d'Intelvi, qui non c'erano i mini trial, abbiamo avuto sei piloti nuovi proprio locali della Val Camonica, che tra l'altro sono stati molto contenti di questa gara e hanno detto che parteciperanno probabilmente anche alle prossime gare, ce lo auguriamo davvero, quindi abbiamo aggiunto altri piloti al nostro trofeo, questo non ci può che fare piacere e quindi grande successo in tutti i sensi. Beh, sei andato un po' a raffica, hai raccontato già e hai svelato forse anche troppo. Passo ad Alessio perché è una voce nuova, però qui in questo campo lo conosciamo da tanti anni, da quando è nato Trialario. Allora, Luigi diceva appunto il gran caldo, ma il gran caldo l'ha sofferto soprattutto le moto. Il caldo ho sofferto soprattutto dalle moto, infatti tantissimi gli spegnimenti nelle zone, soprattutto nelle moto quattro tempi, potrebbe essere un caso ma non si sa, non abbiamo fatto indagini statistiche ulteriori, però anche i due tempi hanno sofferto. Ovviamente il caldo ha provato moltissimo anche i piloti che arrivavano dal trasferimento quasi stremati. Nel momento in cui, trovandoli in zona, facevano la domanda: allora com'è la gara? Loro si ringalluzzivano e dicevano: non so come stia andando, ma le zone sono stupende. Nonostante il caldo c'era un entusiasmo che era veramente coinvolgente. I piloti erano oltre le nostre aspettative, che nonostante il periodo estivo, vacanziero, non ci aspettavamo così tanta gente, e già dagli aperitivo del sabato sera era una gran festa e ogni secondo arrivava una persona in più, quindi si aggiungeva una poltrona, una sedia al tavolo, e alla fine la tavolata era veramente enorme e il divertimento è stato veramente tanto. Beh, è stato un po' come dire aggiungi un posto a tavola, tanto esatto, per entrare un po' nel tema. Augusto, questa volta tu hai lavorato meno perché mai il campo permanente già aveva predisposto quelle che erano le prove, però qualcosina ci hai messo indubbiamente. Sì, diciamo che l'area la conosciamo già da tempo, è il quarto anno che andiamo all'area Trial Castellino, l'ottimo Piali e soprattutto il Bressanelli, che sono dottori in decespugliatore, diciamo, ci hanno creato delle zone veramente dal sottobosco impenetrabile, hanno ripulito a zero veramente come un tappeto queste zone, e ce ne sarebbero tantissime altre da rispolverare. Infatti gli ho già detto, verrò quest'inverno per vedere di dargli un'altra botta, e sarebbe bello rifiorire alla grande tutta questa grande area. Senti, io torno ancora da Luigi. Un paio di volte hai detto non si potrà fare una gara bella come questa, ti devi rimangiare ancora una volta la parola. Ma devo dire che un po' tutte quest'anno sono state veramente belle, anche e soprattutto non perché lo diciamo noi, ma perché veramente vedo i piloti contenti e soddisfatti, forse più ancora di altri anni, per cui anche da quel punto di vista lì, grande lavoro di Augusto e di Pietro De Angelis per la tracciatura delle zone e anche di tutti quelli che collaborano con questo. Credo che comunque un'esperienza ormai ventennale inevitabilmente affiora in ogni gara, per cui
poi la gara sbagliata ci potrà essere, noi ci auguriamo di no in futuro, però può sempre capitare, anche perché magari ti aspetti la pioggia e non c'è, oppure non ti aspetti la pioggia invece piove di rotto, e quindi può anche capitare. Però devo dire che veramente il fatto di vedere i piloti sempre soddisfatti, come diceva Alessio prima, nonostante la fatica e il disagio di questo caldo, ho sentito alcuni piloti che mi hanno detto: a me non è mai capitato di togliere il casco tra una zona e l'altra o nella ricognizione della zona, ma qui veramente non ce l'ho fatta. Questa è un aneddoto, una poca cosa, però per dire che veramente il caldo si è fatto sentire. E poi appunto, come diceva adesso, tante moto che si spegnevano in zona. Silvano, tu sei responsabile di Moto Trial, che da diverso tempo ormai dedica spazio al trofeo trialario e in molti casi sei presente a seguire le gare, quindi un personaggio anche esperto sotto un certo profilo. Un giudizio su questo trofeo trialario, soprattutto quello targato 2022, che sembra sicuramente di un trend ancora più alto del solito. Sì, io quest'anno ho voluto seguire tutte le gare del trofeo trialario, almeno fino adesso. Sono molto contento di come sta andando questo trofeo e faccio i complimenti a Luigi, a Augusto, a Alessio e a Pietro naturalmente, perché veramente stanno lavorando bene. La gente risponde con entusiasmo. Io le gare del trofeo trialario le vedo come un divertimento. La gente viene, si diverte, non vedo mai contestazioni come magari succede in altri ambiti, certo. Diciamo che serve per addolcire un po' la settimana lavorativa, perché poi nessuno dei piloti che ci sono professionisti, sono tutte persone come noi che si vogliono divertire nel fine settimana, quindi ben vengono queste gare. Io devo fare un complimento ad Augusto e a Pietro, perché in più di un'occasione, anzi in tutte le occasioni, li ho visti tracciare 8 zone il giorno prima della gara. Io sono un tracciatore anch'io, so benissimo qual è l'impegno e qual è la fatica per tracciare delle zone, e oltretutto sono sempre zone che ai piloti piacciono tantissimo. Quindi veramente complimenti, sono veramente bravi e vedo che i piloti apprezzano, quindi siamo contenti così. Io con Mototrial, finché posso, seguo, sono molto contento perché sono tutti amici, mi trovo bene con loro, infatti siamo qui anche oggi a festeggiare, quindi va bene così. Luigi, torno ancora da te, perché usciamo un po' dal seminato, ma restiamo sempre nell'ambito trialistico. Dobbiamo fare i complimenti a Fabio Masiello, perché i dati parlano chiaro. In una settimana, in riferimento ovviamente alla gara della Val d'Intelvi, circa 1000 o addirittura forse più di 1000 visualizzazioni. Risultati che forse nessuno di noi poteva immaginare prima, ma che è una sorpresa sicuramente piacevole e che vi fa onore. Beh sì, al di là della soddisfazione di queste visualizzazioni, quest'anno cresciute in maniera esponenziale rispetto agli anni scorsi, quindi vuol dire che evidentemente il bacino di osservatori si è allargato. Però diciamo anche che Trialario è un progetto complesso, e ad esempio quest'idea di Trialario TV non è fine a se stessa, per bearsi di quello che si fa, ma proprio per coinvolgere sempre il maggior numero di persone nell'ottica di sviluppare la conoscenza di quello che è questo sport, che obiettivamente è di nicchia. Ci sono tante persone che non hanno mai sentito parlare di trial, sembra strano. Anni fa, quando proprio c'erano solo i canali televisivi, di trial non se ne parlava, era magari più normale. Oggi c'è internet eccetera, però comunque rimane uno sport bellissimo ma di nicchia. Il fatto che da ormai 4 o forse 5 anni a questa parte abbiamo avuto anche un'inversione di tendenza per quanto riguarda l'età media dei piloti, che si sta abbassando, forse la dice lunga. Ci sono tanti genitori che portano i figli, ci sono tanti genitori, possiamo dire, di seconda generazione, che erano a loro volta appunto figli di piloti, che stanno portando a loro volta i loro figli. C'è Andrea Fistolera che sta facendo un grandissimo lavoro con un vivaio di mini trialisti, che se andiamo a contarli, non solo quelli che ci sono quest'anno, ma tutti gli altri che sono passati nelle categorie poi superiori, sono veramente tanti, sono numeri che fino a qualche anno fa erano impensabili. Credo che veramente il lavoro di promozione in questo senso non sia da poco. Noi l'abbiamo fatto, come ho sempre detto, come anche tra l'altro abbiamo detto in una recente intervista fatta con te, Oscar, e di cui ti ringrazio, l'abbiamo fatto con questo scopo di favorire lo sport, non tanto chi è che fa, cioè non noi del trialario, chi quegli altri di un altro motoclub eccetera, no, è il soggetto principale qui è il trial, quindi l'attività sportiva.
Alessio, io torno da te perché del gruppo sei forse il più giovane e sei stato tra l'altro tra i fondatori di questo. Come l'hai visto cambiare nel corso degli anni questo trofeo? Perché un'evoluzione c'è stata e secondo me ci potrà essere ancora un altro step ancora più avanti se il gruppo di Trialario imbocca la direzione giusta. Beh sì, io sono un giovane, quello sicuramente. Ho approcciato il trial in due modi. Il primo, come diceva Luigi, non era uno sport molto conosciuto. Io ho approcciato appunto nel passato guardando il drive-in e c'erano queste moto che saltavano di qua di là. Non mi ricordo se ero più affascinato dalle moto o dai bikini succinti che erano... esatto. Tra l'altro tutte, o da quello... tutte tedesche. Tutte tedesche, esatto. Quindi quello è stato probabilmente il primo approccio che ho avuto con il trial. Poi è stato Augusto a coinvolgere ulteriormente il gruppo che si è formato, i tempi, il legame che si è creato, quel senso di aggregazione, di appartenenza ha fatto sì che questo gruppo creasse qualcosa che ai tempi, quindi 19-20 anni fa, era inimmaginabile. L'evoluzione c'è stata, tanti piloti sono passati attraverso il trofeo. Forse tempo fa con Luigi avevamo fatto un conto random, ma non... adesso non mi ricordo quanti piloti in totale siano passati, ma veramente tanti, e sicuramente l'entusiasmo non ci manca e sicuramente riusciremo a fare ancora qualcosa di evolutivo per migliorare, per aggregare e per coinvolgere sempre più persone. Tutto il progetto nasce dal far conoscere il trial, come si diceva prima, quindi aggregare e portare nuovi piloti. Quello che sto vedendo negli ultimi anni è che anche le famiglie dei piloti vengono in un certo qual modo coinvolte e accolte all'interno del paddock, all'interno dei vari team, creando una grossa famiglia, perché tutti alla fine si conoscono, tutti si danno una mano, e questo probabilmente fa parte dello spirito del trialista, che si allunga la mano per aiutare il prossimo. Questo secondo me è uno dei valori di cui magari non si parla mai, ma io percepisco e reputo fondamentale. Poi sì, l'evoluzione per il futuro, ci sono tanti progetti, ci sono tante opportunità che ovviamente stiamo vagliando, anche alla luce di alcuni fatti di cui siamo venuti a sapere, però non svegliamo niente, creiamo un po' di suspense. Beh, il tuo sorriso è abbastanza malizioso, quindi loro non lo vedono, ma noi che siamo qui sicuramente. Mi allaccio al tuo discorso perché voglio parlare con Augusto, soprattutto quando Alessio ha riportato dicendo che tanta gente è passata da Trialario, ma tanta gente è anche tornata a Trialario. Quindi gente non più giovanissima, gente che aveva voglia ancora di andare in moto, che non voleva andare a rischiare più di tanto, ha preferito usare il metro giusto per le proprie capacità. Nella vita c'è un sali e scendi, inizi, conosci qualcuno, ti sposi, hai figli, la tua attività la devi mettere un attimino da parte e poi non te ne accorgi, hai figli e ad agio d'agio fai conoscere anche i tuoi figli che c'è questo. Noi abbiamo un Azzalini che sta tornando e molto probabilmente l'anno prossimo andremo a Buglio in Monte, perché Azzalini ha detto: quando è che ritorniamo a Buglio in Monte a fare ancora una gara? Ho mio figlio che deve correre nel mini trial. Ma non solo lui, anche il nonno ultra sfegatato del nipote ha detto: dobbiamo rifare la gara assolutamente. Allora state già gettando le basi per la stagione 2023, questo è sicuramente importante, ma siamo solamente al giro di boa, forse stiamo un po' anticipando troppo i tempi. Io ritengo molto importante che va fatta conoscere a tutti coloro che seguono Trialario TV l'appuntamento di Mandello Dell'Ario, perché Mandello Dell'Ario segna un traguardo importante, l'abbiamo già ripetuto più di una volta, più di due, quello delle 1000 zone nel corso della vita di Trialario. Lì sicuramente ci sarà un altro cambio rispetto a quello che è il discorso legato a questo trofeo. Beh, una volta c'era il detto 1000 e non più 1000, no? Che ha creato poi sconvolgimenti nella storia, almeno a detta di alcuni, altri non lo ritengono vero, ma vabbè, questo è un altro discorso. Vediamo che cosa succederà per Trialario, se noi ci auguriamo che dopo i primi 1000 magari arrivino i secondi 1000, chi lo sa. Stiamo a vedere, sicuramente un grande traguardo. È vero, magari ripetiamo spesso le stesse cose, però noi consideriamo che magari questo filmato viene visto da tante persone per la prima volta che si approcciano a Trialario TV, per cui ecco, è giusto anche magari ribadire queste cose. Millesima zona, quindi in 19 anni proprio 1000 zone tracciate, la millesima sarà l'ultima zona della settima gara
del trofeo Trialario di quest'anno a Mandello del Lario, perché volevamo proprio concludere con la millesima zona. E quindi questa è un'altra cosa che ci siamo inventati per quest'anno, e vogliamo fare, come nel nostro stile, trovare ogni occasione per poter festeggiare insieme proprio ai protagonisti del trofeo, perché le mille zone sono state fatte non per noi, non per Bea, perché Augusto fosse contento, Augusto e Pietro, di tracciare le zone, ma vengono fatte e si spera sempre di farle bene e meglio ancora della volta prima, proprio per i piloti, che poi sono quelli che devono fruire di questa cosa, come noi quando eravamo piloti speravamo sempre e ringraziavamo anche chi faceva le gare, soprattutto quelli che le facevano bene un po' meno, quelli che le facevano male e poi avevano pure delle pretese. Senti, abbiamo parlato tanto, siamo stati molto sui generis, però adesso dobbiamo entrare nel discorso dei risultati, perché io penso che da casa i piloti vogliono vedere un attimino quello che è successo in questa tappa di Darfo Boaria Terme. Come sono andati innanzitutto? Beh, allora è andato bene, ci sono alcune cose interessanti. Zucchi si conferma primo anche in questa gara, e vediamo che diciamo è saldo al primo posto del campionato, seguito proprio da Zugnoni, ma a brevissima distanza, e scaramella Daniele al terzo posto. Credo che sia interessante anche vedere Maffenini Sara, che in questa gara non brilla particolarmente, credo che anche lei si sia spento il motore. La gara poi era dura, molto fisica, e con questo caldo veramente richiedeva una forza quasi, diciamo, sovrumana. Però va beh, insomma, Sara l'ho vista comunque contenta, diciamo che lei è al 12° posto, forse perde una posizione perché era 11° fino alla volta precedente. Per quanto riguarda gli amatori, un Rigamonti Claudio in vetta alla classifica, ottiene solo tra virgolette un terzo posto in questa gara, ma appunto è comunque in prima posizione, anche se gli altri due, Conti Luca e Mevio Luca, al secondo e terzo posto, sono veramente vicine. Ricordiamo che il punteggio di Trialario non permette di tirare il fiato, perché un'assenza, un ritiro o un qualcosa così, soprattutto un'assenza, ti portano veramente a prendere tantissimi punti e quindi a finire indietro nelle classifiche. Quindi questi piloti poi devono darsi da fare per essere presenti. Ancora la categoria expert, vediamo, abbiamo Ciciliano Riccardo, ottimo terzo, Righetto Diego che torna dopo una giornata di assenza e quindi colleziona anche in questo caso un primo posto. Lui ha collezionato 4 primi posti e un'assenza ed è al secondo posto, ma vicinissimo a Macchela Corte Lorenzo, che è anche lui sempre diciamo ad altissimi livelli. Questa gara si classifica secondo. Per quanto riguarda la categoria pro, abbiamo De Angelis Pietro saldo in prima posizione, tra l'altro ha una buona lunghezza da Macche Fabio, che però sconta un'assenza, appunto, come dicevamo prima, la prima gara. E poi Fantin Valerio terzo posto, anche se seguito da pochissima distanza da Codega Valerio, un Codega Valerio che è rientrato alla gara scorsa, ha già collezionato 2 primi posti, quindi direi a Fantin di fare attenzione, di allenarsi bene per la prossima gara per mantenere la sua terza posizione. Per quanto riguarda Fantin vorrei veramente dire 2 cose. Io ho avuto modo di vederlo in questa gara parecchie volte, perché mi è capitato nelle zone dove casualmente anch'io transitavo in quel momento, e l'ho visto veramente con una sicurezza, una concentrazione, anche una tecnica, come dire, una tenacia che io non attribuirei normalmente a un ragazzo di 17 anni che fino a 3 anni fa era nel gruppo dei mini trialisti di Fistolera. Per cui veramente mi ha impressionato e me lo aspetto, magari già da quest'anno, ma comunque sicuramente l'anno prossimo me lo aspetto in alto nelle classifiche. Se poi sarà nel Trialario, bene, ne saremo contenti, ma magari anche in altre classifiche. Poi da ultimo la categoria pro, con Zampieri Matteo che questa volta corre da solo e che è ben saldo in prima posizione. Poi l'altro è Svanella Christian. Da ultimo, ma lo vorrei quasi dire come dicono gli inglesi, l'ultimo ma non l'ultimo, anzi sarebbe da citare per primo, le squadre a cui teniamo molto, il trofeo Memorial Angelo Falbo e Carlo Crippa, che anche qui l'abbiamo già detto numerosissime volte, comunque 2 giudici di zona che purtroppo quest'inverno ci hanno lasciati. Prima in classifica è la Alto Lago con Macchela Corte Lorenzo, Conti Luca e Zugnoni Maurizio, poi TLT sezione Valchiavenna, Leoni Stefano, Mevio Luca e Scaramella Daniele, e in terza posizione la Valli Elario, Arrigoni Alessandro, Zucchi Enrico Maria e Maresi Cristian. Senti, allora, visto che ti va di parlare, ti chiedo anche prossimo appuntamento, dove, come, ma soprattutto quando? Allora, il prossimo appuntamento sarà l'11 settembre ad Alcenago di Grezzana, quindi provincia di Verona, con la trasferta classica ormai di Trialario, con tutto il gruppo dei nostri amici veronesi che ormai seguono il Trialario da tanto tempo, che ci accoglieranno a braccia aperte. Ricordiamo anche lì ai piloti che saranno ospiti in albergo chi ne farà richiesta, poi alla cena del sabato nell'ottimo ristorante Castel, tra l'altro, e passiamo dal Castellino al Castel, quindi un nome e una garanzia. Bene ragazzi, siamo arrivati al termine anche di questo appuntamento.
appuntamento. Ringrazio i nostri ospiti, vado in ordine dalla mia sinistra: Alessio, Silvano, Augusto e Luigi. Grazie a tutti, grazie per essere stati con noi e alla prossima. Ciao. 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 Benvenuti alle premiazioni di questa quinta gara. Direi che le zone erano ottimamente tracciate, i piloti io ne ho sentiti veramente tanti, erano tutti molto soddisfatti, per cui Augusto, grande lavoro come al solito tuo e di Pietro. Sì, grazie, siamo molto soddisfatti di quello che il motoclub locale e l'area Trial Castellino ci hanno messo a disposizione, facendo anche loro un grande lavoro di pulizia delle zone. Federico Piali, presidente di questa associazione sportiva che si occupa tra l'altro anche di gestire questo splendido campo. E volevo farvi complimenti per quello che è la realtà del trialario, per quello che riuscite a organizzare, ma soprattutto per come lo organizzate e l'ambiente che riuscite a creare intorno alla gara. Da un paio d'anni noi siamo affiliati ad ASI come voi, quindi per i vostri piloti che volessero eventualmente venire a utilizzare l'area, basta una telefonata, ci si accorda e con un piccolo tesseramento si può utilizzare l'area praticamente tutto l'anno. Perfetto, vi trovano su internet come Associazione Valcamonica. Squadra, cioè durante la gara avete modo di confrontarvi o vedete tutto alla fine com'è? Sì, io ce la sto mettendo tutta, ma c'ho qua due pippe che non ne vengono a una. La prima volta che riusciamo a fare un podio, speriamo di farne altri. Va bene il secondo posto per oggi, era troppo faticosa. È partita un po' così per caso e ci ritroviamo su un gradino più alto, quindi sta andando molto bene.